Al pubblico della casa la più cordiale buona visione, ben ritrovati con speciale Sveva Sport, questi appuntamenti che vanno in onda la domenica per continuare a tenere aperta la nostra finestra sugli avvenimenti sportivi, ma come sapete anche questa seconda edizione di speciale Sveva Sport è un faccia a faccia con chi nel mondo dello sport ci vive da tempo e soprattutto lo conosce in maniera dettagliata. Le prime due puntate le abbiamo dedicate al calcio. Oggi è quasi d'obbligo parlare di pallacanestro, capirete perché nel momento in cui vi presento l'ospite e di che cosa parleremo, ovviamente riferito al basket. Allora, saluto e ringrazio innanzitutto Franco Gatta, che è responsabile tecnico della nuova Matteotti Corato, che è una delle tante società che si occupano di pallacanestro. Per i pochissimi che l'avessero dimenticato, Franco Gatta non è una piaggeria per la tua presenza, è una delle icone del basket di questo territorio. Mi limito a questo territorio così non faccio ulteriore piaggeria. Insomma, è stato sulle panchine di diverse squadre. Adesso, come detto, è responsabile tecnico della nuova Matteotti Corato. Con Franco Gatta parleremo della Matteotti Corato, parleremo di un risultato straordinario che è l'aver raggiunto la fase interzona nel campionato Under 15 a Livorno, dove si giocherà con tre formazioni di altissimo livello, le cito, Milano, Venezia, Torino. Parleremo di tutta la stagione della Matteotti Corato, però inevitabilmente una chiacchierata sul basket a 360 gradi ce la dobbiamo fare con Franco. E allora, cominciamo da questo successo strepitoso, comunque vada, è un successo strepitoso questo della formazione Under 15, aver raggiunto l'interzona dopo aver dominato il campionato regionale, ma essere inciampati nei playoff, essersi rifatti con gli interessi nelle fasi di spareggio e di, diciamo, di recupero per arrivare all'interzona, era un po' il traguardo che meritavate sin dall'inizio della stagione, o sbaglio? Innanzitutto voglio salutare i telespettatori perché è doveroso farlo e ringraziare voi per l'ennesima disponibilità ad aprire le vostre telecamere ad un movimento che può sembrare minore, quello del basket giovanile, ma che credo che alla luce delle vicende che stiamo vivendo sia molto molto importante in questo momento. Come hai ben detto tu, la squadra ha dominato letteralmente il campionato con una sola sconfitta in tantissimi incontri, ha ciccato una sola partita nella finale, forse per paura di dover rivincere il campionato, ma questo ci sta per ragazzini giovani. Però la caratura della squadra e l'organizzazione, il lavoro fatto durante l'anno è venuto prepotentemente fuori nel momento in cui abbiamo vinto anche agevolmente il pre-spareggio con Campobasso in campo neutro a San Severo e ancora di più nel momento in cui abbiamo battuto la quarta classificata dell'Emilia Romagna, cioè una delle regioni leader del basket nazionale. Considerate che il Forlì che noi abbiamo battuto è arrivato prima di squadre tipo Rimini, tipo Fortitudo Bologna, questa la dice alla grande del valore del risultato che i ragazzi hanno ottenuto. Poi dover nominare squadroni tipo Venezia che è campione in carica allo scudetto sulla maglietta, Milano che è arrivata terza o Torino che Emilia tiene a due, vuol dire che il risultato è stato sicuramente importante, ma devo aggiungere pure fortemente meritato. Ci ritorniamo sugli aspetti tecnici, però la digressione, è una curiosità che ci raccontavamo prima della trasmissione, è che un'altra icona del basket, quale Walter Magnifico, che è un'icona del basket nazionale ma è pugliese, dialogando con Sì, te, ti con dice: lui ma, ti dice, su Facebook, ma lui voi che fate con il nel... fratello Carlo mi vedo giungere un messaggio di questo tipo: Torino, Milano, Venezia, puntini puntini, ma voi che cavolo ci fate lì? E questo è stato un post molto molto simpatico che abbiamo gradito, vuol dire che abbiamo lasciato anche un segno da questo punto di vista, se siamo una delle poche squadre che continua a raggiungere questi risultati. Vuol dire che la nostra programmazione, la nostra idea di portare avanti un settore giovanile, anche se solo sul territorio, frutto di lavoro, di abnegazione di tutti, ci
ci sta dando ragione. Questo per dire solo che siamo nella direzione giusta. Il percorso è lungo, la strada è lunghissima, il lavoro ce n'è tanto, ma questo non ci fa paura. Dovevate esserci voi perché lo avete meritato sul campo, ma chi si aspettava potesse essere in quel raggruppamento, o meglio, soltanto per il nome, chi doveva esserci? Brindisi, secondo chi non conosce le realtà giovanili? Onestamente, senza falsa modestia, dovevamo esserci noi. È inutile stare lì a nascondersi, perché noi l'anno scorso abbiamo vinto il titolo regionale, l'abbiamo vinto 2 anni fa, quindi siamo la squadra leader nell'annata 99 in Puglia. Quindi dovevamo esserci noi, c'è poco da fare. Abbiamo ciccato la finale, però l'abbiamo prepotentemente poi conquistata successivamente. Brindisi e gli altri, è chiaro che sono realtà importanti, magari più di noi, nel senso che hanno più annate rispetto a noi, ma noi che abbiamo iniziato questo percorso da appena 3 anni, abbiamo ottenuto risultati veramente eccellenti, eccezionali. Parlo di 2 finali nazionali, di 2 interzoni, di 3 titoli regionali, parlo sempre di eccellenza, non di campionati regionali, siamo l'ultimo livello, il top proprio di quello che c'è in Puglia. Quindi, e questo si nota dal rispetto che abbiamo, siamo invitati a tornei ad Avellino, siamo invitati a Pontedera, ci invitano da Mosciano, da tutte le parti. Qualsiasi momento c'è un torneo di alto livello, ci invitano. Abbiamo battuto gli slavi a Pontedera e ci hanno invitato a tornare a giocare da loro. Abbiamo già iniziato con i gruppi più grandi ad andare a giocare all'estero, il 19 per inciso partiamo per Budapest a fare un torneo internazionale. Quindi vuol dire che abbiamo lanciato le basi per fare un percorso, secondo noi, costruttivo, perché in questo momento abbiamo bisogno tutti quanti di costruire più che di inventarci una stagione al momento. Noi abbiamo le idee chiare su quello che vogliamo fare, siamo sempre andati avanti seguendo la nostra idea indipendentemente dai risultati, però poi è chiaro che se i risultati ci accompagnano in questa maniera ci danno più forza e ci danno più visibilità, e questo è importante. Probabilmente tocco un tasto dolente, ma lo faccio, poi torneremo ancora sugli aspetti tecnici della nuova Matteotti. La proiezione ci racconta che Milano e Venezia hanno le loro under 15 che voi affronterete, e hanno una squadra in Serie A1. Torino, anche se risollevata di recente, però ha una squadra nella vecchia Lega 2, oggi definita Lega Gold, e ha il suo settore giovanile. Perché la proiezione di un settore giovanile così vincente in questo territorio non ha una squadra ai massimi livelli della pallacanestro? Allora, prima di tutto, noi stiamo operando da appena 3 anni, quindi abbiamo iniziato con i ragazzi under 13, ora abbiamo gruppi fino ad under 17, quindi diciamo, tra virgolette, un pochino prematuro ipotizzare già un lancio di questi ragazzi in prima squadra, hanno bisogno di un altro annetto di maturazione e di lavoro. Però è comunque una via che noi dobbiamo percorrere prima o poi, per una doppia motivazione. Prima quella di cui abbiamo parlato, che principalmente dare uno sbocco a questi ragazzi, dare la possibilità di confrontarsi a livelli più alti. 2, visto che Corato è rimasto ormai, se vogliamo, senza basket, ed è, credo, una città portante per il movimento, per il basket, credo che bisogna rapidamente riportare il basket senior. Di quale livello poi bisogna valutare? Quale può essere la dimensione del basket senior a Corato? Perché insomma Corato ha fatto anche delle belle stagioni, sì, con Franco Gatta in panchina, delle belle stagioni nella vecchia serie B2. Certo, io credo che allo stato attuale, con i costi di gestione di FIP e poi dopo un paio d'anni di totale abbandono, totale buio, quindi non abbiamo avuto nessuna squadra, io credo che un punto di partenza potrebbe essere una C1 o una C2 di altissimo livello, perché da lì poi il passo non è così lontano per arrivare in B come sembra, perché contro quello che si dice in giro, io dico che il livello si è abbassato molto, per cui producendo dei buoni soggetti in loco e abbinando qualche giocatore d'esperienza non si è molto lontani da provare poi a fare il salto. Però principalmente bisogna costruire in loco e bisogna ricreare l'ambiente, ritrovare l'entusiasmo di tutti quanti, ritrovare il pubblico, e quindi questa spinta che ci può dare il pubblico, l'ambiente. Corato, che è sempre stata una città che vive di basket, mm-hmm. E non, penso di non far
Beh, insomma, nessun torto agli altri, nessun torto agli altre discipline sportive. Io sono venuto uno sportivo, per cui tutti gli sport mi vanno bene, però credo che Corrado abbia dimostrato di avere nel fulcro nella pallacanestro. Io credo che ricompattando l'ambiente Corrado possa tranquillamente a breve ritornare sulle scene che contano. Un flash, la scena in cui vi siete ritrovati, avete deciso di partire con questa avventura qualche anno fa. E la scena è molto semplice. Io, tra virgolette, diciamo che avevo un po' mollato, nel senso che non credevo più in quello che si stava facendo e l'avevo ipotizzato che sarebbe stato un grosso crollo, quindi non volevo essere coinvolto in questo, tra virgolette, fallimento di tutto il movimento, perché basti pensare, campionati di B a 12 squadre, di C a 9 squadre, cioè è segnale proprio che il movimento è crollato. Io questo l'avevo ipotizzato, però poi ho capito che, visto che il mio ruolo è stato sempre quello, io mi sento un cincinnato, dico sinceramente, quando ci sono momenti di difficoltà tocca a me venire incontro, e siccome lo faccio con vero piacere, non mi costa assolutamente nulla, a me piace stare in palestra, interagire, lavorare con i ragazzi, costruirli, e la mia soddisfazione è vederli poi giocare nelle squadre superiori. Ho capito che tutti dovevamo rimboccarci le maniche, era il momento di anticipare i tempi, altrimenti avremmo perso ancora 3 anni, e bisognava operare rapidamente questa inversione di tendenza. Ci voleva un gruppo che avesse delle idee piuttosto che gestire un budget annuale e improvvisare al momento. Noi abbiamo sposato l'idea, abbiamo sposato il lavoro, la programmazione, e credo che piano piano questa nostra linea sia stata la linea giusta. E ci auguriamo che magari tutti possano fare altrettanto, perché se tutti produciamo qualcosa di piccolo, mettendolo insieme, poi avremo un prodotto, secondo me, di buon livello. Da dove li selezionate i ragazzi che poi vestono la maglia della nuova Matteotti? E allora, come li selezionate soprattutto? Allora, prima di tutto abbiamo la fortuna di avere alle spalle la mamma Matteotti, non è solo settore giovanile. La Matteotti parte dalle basi che sono il settore mini basket, che quest'anno abbiamo ampliato ulteriormente con la collaborazione col gruppo Casillo, quindi mettendo insieme abbiamo circa 400 bambini, quindi quella è già una prima base che ti porta ogni annata su dei ragazzi per poter venire nel settore giovanile. È chiaro che se la base è molto ampia, la selezione naturale ti è molto più semplice. Nello stesso tempo, aver raggiunto certi risultati ci ha permesso di essere guardati come un punto di arrivo per i ragazzini di altre piccole società. Quindi molto spesso si propongono di venire loro a giocare a Corrado. Noi non abbiamo la possibilità di acquistare ragazzi in tutta Italia, non abbiamo la foresteria, perché i costi sarebbero talmente elevati, e magari noi gestiamo il nostro budget con scelte diverse. Faccio un esempio. Nel momento in cui avevamo una piccola disponibilità, anche 3 anni fa, il primo investimento che abbiamo fatto, abbiamo comprato il primo pulmino. Il secondo anno ne abbiamo comprato un altro, contro quello che di solito si fa, che investire tanti soldi in 2 mezzi, eccetera, eccetera, sembrava un buttare dei soldi. Alla luce dei fatti, penso sia stata una politica vincente, perché ora siamo liberi di operare, di muoverci come vogliamo, non abbiamo problemi, i costi si sono abbattuti. Immaginate 7 squadre che si muovono in Puglia, che costo avremmo avuto di noleggio, mezzi e robe varie. Quindi diciamo che già abbiamo recuperato quelle che erano le spese dei mezzi, abbiamo tuttora i mezzi, e abbiamo anche delle idee un pochino più alte, cioè quello di creare un impianto nostro, dove non vuol dire fare un mega palazzetto come tutti. La prima idea si fa il mega impianto. Noi siamo invece di avere un piccolo impianto che sia la nostra casa, che ci permette di lavorare di più per dare qualcosa in più ai ragazzi e migliorare loro. Quindi, alla luce di queste nostre, diciamo, idee per andare, è chiaro che diventiamo un punto di riferimento. I ragazzi iniziano a essere attirati da Corrado e vedono un punto di arrivo per il settore giovanile in questa zona. Questo chiaramente ci aiuta molto. Infatti quest'anno abbiamo avuto ragazzi che sono venuti da Cerignola, da Gravina, 2 da Andria che non giocavano a basket o giocavano facendo campionati di bassissimo livello, un ragazzo di Ruvo, e quindi chiaramente avere 2, 3, 4, 5 ragazzi dal circondario aumenta la qualità del gruppo, aumenta la qualità del lavoro settimanale, ed ecco spiegati magari i risultati ottenuti in questa maniera. È frutto anche di questo tipo
tra virgolette, investimento d'immagine che ci ritorna poi con interesse da parte dei ragazzi di voler venire a giocare a Corato. Se noi continuiamo a lavorare in questa direzione, possiamo ipotizzare poi di poter, tra virgolette, aggregare, aiutare anche altre società del circondario, in modo tale che non avremmo necessità di foresteria, ma potremmo allargare la base. È un ragionamento questo che avete già cominciato con altre società, o i vostri risultati hanno suscitato troppa invidia? Talvolta, bisogna essere onesti, un po' di invidia la suscitano, però noi siamo corretti con tutte le società, non andiamo lì a cercare di rubare il ragazzo, ma apriamo una trattativa onesta, corretta con la società. Sappiamo che dobbiamo anche riconoscere qualcosa, su quale basi poi scambio di ragazzi, materiale, collaborazione, qui siamo aperti a tutto, e sta alle società capire che tutto sommato dare una chance al ragazzo che possa migliorare è anche un vantaggio per loro. Poi può tornare il ragazzo sicuramente più migliorato, e quindi questo è stato un anno positivo anche per la società che lo ha prestato, ceduto, quello che sia. Un'ampia collaborazione dove non c'è uno che prende gli altri che danno, ma c'è un interscambio di favori, se vogliamo, può far crescere il movimento, può farci collaborare di più. Non dimentichiamo che al nord, nonostante ci siano società della stessa città, hanno questa capacità di, in base alle annate, di spostare i ragazzi per dare più qualità ai ragazzi. Noi dobbiamo un attimino migliorare ancora da questo punto di vista, non vederlo troppo come un qualcosa di mio, ma come un qualcosa da migliorare per dare al movimento. Se capiamo questa differenza, probabilmente cresceremo tutti. Mi limito solo alla formazione under 15, che è quella che parteciperà alla fase interzona nazionale, però do merito a tutte le squadre. Mi permette solo un inciso, io voglio solo, volevo un attimino far capire cosa vuol dire un movimento. La nostra squadra peggio classificata nei campionati di eccellenza è arrivata quarta. Poi sono arrivate prime, seconde e terze, tutte le 6-7 squadre. Quindi questo dimostra che non c'è una squadra che ha fatto un exploit per un caso, roba va. C'è un movimento che ha operato tutto continuamente, dall'under 13 all'under 17 in una certa maniera, quindi c'è questa continuità di lavoro e anche di risultati, mi permetto di dire. Per cui questa è la sensazione che noi abbiamo, di aver operato bene, perché a tutti i livelli stiamo ottenendo risultati. Ma giusta precisazione, rimango alla formazione under 15, perché certo, vorrei un attimo provare ad immaginare, a farlo immaginare agli amici da casa, un ragazzo di 14-15 anni che gioca in una formazione come la nuova Matteotti, vince il proprio campionato, va alla fase nazionale. Che cosa percepisce? Che può diventare un campione, o è limitato a quell'evento il successo? Cioè, il vostro compito è anche quello di non farli sognare troppo? Certo. Sì, allora ti spiego. Il ragazzino è giusto che sogni. Secondo me un ragazzino che entra in palestra, ha degli obiettivi, deve cercare di ottenere sempre il massimo, non accontentarsi mai. Solo che questo massimo bisogna capire cos'è. Allo stato attuale, con il sistema italiano, a parte il grande fenomeno, il grande talento, in A1 non ci arriva quasi nessuno. Però questo non vuol dire non poter continuare a giocare ad altissimo livello, che può essere la A2 Gold, la Silver, eccetera, eccetera. Però noi continuiamo a stare vigili su di loro nel dire: attenzione, questo è uno sport che tu puoi fare anche in maniera professionale. È un inciso: i ragazzi nelle ultime 2 settimane si sono allenati ogni giorno. Ogni giorno. Nonostante ci sia il fine scuola, i ragazzi sono capaci di organizzarsi, rinunciano a cose magari più futili per allenarsi ogni giorno. Quindi la cultura, la mentalità, noi gliela diamo come se fossero dei giocatori di Serie A. Però di contro siamo sempre lì vigili a dire: attenzione, deve essere compatibile con quello che tu, il processo scolastico, perché è prioritario. Il tuo futuro probabilmente non sarà il grande campione, sarà un ottimo giocatore, però sarai nella società qualcuno perché hai studiato, hai operato. Non diamo illusioni. Io credo che negli ultimi anni l'errore più grave che si sia commesso è quello di aver dato illusione a tanti ragazzi che ora sono trentenni e non hanno un futuro davanti.
Questo credo che sia il grave errore che abbiamo fatto noi, non solo come allenatori, ma come istruttori prima di tutto, perché noi dovremmo istruire i ragazzi prima alla vita e poi allo sport. Molto spesso per il nostro egoismo illudiamo i ragazzi e questa è una cosa molto grave. Stiamo per chiudere la prima parte e lo faccio con l'ultima riflessione su appunto le illusioni, i sogni e la dura realtà. I genitori come li tenete a bada? Premesso che probabilmente solo quelli del calcio sono un po' più esagitati rispetto alle altre discipline, ma non credo. Ma i genitori come li tenete a bada? Hai toccato un argomento un pochino particolare, cioè i genitori sono genitori. Non esiste basket, pallavolo, pallacanestro, hanno sempre un modo molto personale di vedere le cose, nel senso che loro vedono il figlio, vedono l'io, noi vediamo la totalità del fenomeno. E i genitori, per troppo voler bene, molto spesso incidono negativamente sulla crescita dei ragazzi, sia come persona, perché si sostituiscono continuamente a loro, piuttosto che lasciarli liberi di affrontare la problematica, e questo significa anche un momento di maturità, di maturazione, di crescita del ragazzo, perché affronta lui il problema. E nello stesso tempo sono convinti che tutto ciò che riguarda il figlio sia sempre l'eccezione, non devono rispettare le regole. Noi da questo punto di vista siamo molto molto duri, nel senso che conosciamo la problematica, conosciamo le difficoltà e conosciamo che proprio i genitori in quel momento possono fare talmente tali danni che il ragazzo rischia di non diventare nemmeno un normale giocatore. Quindi noi teniamo a debita distanza tutte queste cose, perché sappiamo che loro stravedono per i figli, ma non capiscono e non conoscono, perché tutti siamo ignoranti di qualcosa, ovviamente i genitori sono ignoranti cestisticamente e devono capire che il vero interesse a tirare fuori i giocatori è il nostro. Quindi se noi stiamo lavorando, operando in una certa direzione, abbiamo interesse che i loro figli diventino giocatori. Quindi questa problematica noi la gestiamo con... prima di tutto ascoltando poco i genitori, nel senso quando parlano sugli spalti, se ne dicono di tutti i colori, eccetera, eccetera. Ah, perciò c'è un popolo di allenatori anche del basket, insomma. Sempre, sempre comune, e sono sempre quelli che hanno sempre la soluzione e ce l'hanno dopo aver visto il campo, mai prima, perché lì tocca agli allenatori prima. I genitori allenatori, vista la situazione, sono capaci di capire quello che è successo, ma siamo capaci anche noi, credo. Però poi abbiamo molto dialogo con loro, perché sappiamo che sono persone che non lo fanno per cattiveria, ma per amore dei figli, per cui credo che anche il dialogo, interagire con i genitori, con molte riunioni, con molte cose, spiegare quello che si vuole fare, spiegare l'andamento dell'annata, i punti, dove siamo, dove stiamo andando, cosa vogliamo raggiungere, sia anche importante per crescere insieme. Noi, il nostro motto è Matteotti, crescere insieme. Quindi anche i genitori possono crescere da questo punto di vista. Ci fermiamo per una brevissima pausa e poi al rientro completiamo la chiacchierata con Franco Gatta, responsabile tecnico della nuova Matteotti Corale. Ben ritrovati con Speciale Sveva Sport, in questa seconda edizione lo ribadirò spesso, continueremo ad incontrare personaggi che sono importanti nel mondo sportivo del nostro territorio. Oggi stiamo chiacchierando con Franco Gatta, responsabile tecnico della nuova Matteotti Corato. Nella prima parte abbiamo raccontato un po' il divenire del progetto e della stagione della nuova Matteotti, che punta parecchio sul settore giovanile. Abbiamo chiuso appunto ragionando un po' sul comportamento dei genitori nei confronti dei ragazzi. Mi ero ripromesso di fare una chiacchierata a 360 gradi su tutto il basket, però la facciamo tra un po'. Devo completare ancora il ragionamento sulla nuova Matteotti, perché voglio capire con Franco Gatta, a questo punto della stagione, visto che siete arrivati all'interzona, si dice in questi casi, stiamo ballando o balliamo? Andiamo fino in fondo. Onestamente, contro Milano, Venezia e Torino, il pronostico non vi dà sicuramente non ci dà favori. Che cosa direte ai ragazzi che saranno probabilmente spaventati soltanto dall'avere di fronte squadre di... tanto nome, o lì le differenze il ragazzo non ci bada e va in campo con la
ingenuità e quell'incoscienza che poi li porta a ottenere risultati importanti. Allora, probabilmente diremo ciò che abbiamo detto quando abbiamo giocato con Forlì. Siamo entrati nel palazzetto, loro erano lì prima di noi, e abbiamo guardato, abbiamo chiamato la squadra e detto, ma sembrano umani come noi. Quindi probabilmente si può giocare. Sta a noi cercare di fare meglio di loro per poter per fare questi risultati. Noi abbiamo la fortuna di avere questo gruppo che già da 12 anni va in giro per l'Italia facendo tornei internazionali, quindi squadre tipo Benetton, Milano, le ha già incontrate, quindi diciamo che ha l'abitudine a giocare queste partite con gli slavi. Noi non abbiamo mai cercato tornei facili per vincere e avere la coppa, invece siamo andati sempre a cercare tornei dove il livello qualitativo era molto molto alto. Andavamo lì per fare esperienze, per confrontarci. E nello stesso tempo abbiamo preso anche fiducia, perché nel momento in cui ci giochiamo le partite da pari a pari con questi squadroni, questo ci dà anche morale, ci dà fiducia che noi possiamo giocarci le partite. Sulla carta queste tre partite siamo talmente chiuse che probabilmente ci deve dare la serenità per giocare liberi di mente, perché con quella semplicità con cui affrontiamo le partite liberi di mente, io credo che abbiamo buone chance di poter stare in campo e giocare. Non so il risultato, però credo che la nostra brava figura, bella figura, la faremo sicuramente. Io sono convinto che voi i vostri ragazzi li proteggete gelosamente, perché li volete vedere crescere. Al di là dei genitori, chi ha cominciato a seguirli con attenzione per poterli portare in altre realtà? Ma è chiaro che facendo tornei di qualità con squadre di Serie A, c'è l'attenzione verso i nostri ragazzi un po' da tutte queste squadre che realmente poi puntano sul settore giovanile. Infatti alcuni ragazzi nostri tra poco andranno in prova a squadre di Serie A. Però ripeto, il nostro obiettivo non è tanto quello di metterli in mostra per poi darli. Il nostro obiettivo è quello di crescerli in loco per poter dare a Corato la possibilità con questi ragazzi che arrivano di poter fare un salto di qualità. Perché, ripeto, non so quanti faranno i professionisti, credo pochissimi se non nessuno, per cui dover andare via di casa per fare magari le stesse cose che potrebbero fare da noi, perdendo la scuola, perché poi si dimentica questo. Quando i ragazzi sono a Corato, se noi chiediamo magari durante l'anno di fare ogni giorno allenamento, è un problema per tutti, genitori, ragazzi, robe va. Basta andare fuori, se ti chiedo di fare due allenamenti al giorno, di non andare a scuola, sembra che sia tutto normale. Dobbiamo trovare un equilibrio. L'equilibrio si ottiene proteggendo i ragazzi, magari stando accorati e robe varie, però chiedendo loro di avere un atteggiamento come se fossero fuori. Quindi il nostro obiettivo è quello. Poi se c'è qualcuno che magari merita di poter andare veramente su palcoscenici più importanti, non saremo certo noi a tarpare le ali a nessuno. Abbiamo dato sempre l'opportunità a tutti i ragazzi di andare a giocare in squadre maggiori. Se Corato non produrrà nulla di positivo. Sulla nuova Matteotti, diciamo, il capitolo lo posso ritenere chiuso, insomma ci abbiamo dedicato 30 minuti, ma ne dedicheremo ancora di spazio. Riprendo una considerazione che facevamo nella prima parte, che faceva Franco Gatta nella prima parte, e cioè avevo capito che questo movimento cestistico stava crollando e perciò me ne sono tirato fuori. Qual era il segnale che la pallacanestro, non solo in Italia, perché poi in Puglia è crollata ed è crollata rovinosamente. Qual era il segnale che ti aveva fatto percepire che stava finendo tutto o forse non era mai cominciato e quello che vedevamo era un'illusione? Ma il segnale chiaro è stato che tutte le società hanno speso più di quanto hanno incassato, tutte negli ultimi 10 anni, per cui è evidente che accumulando debiti su debito ogni anno saremmo arrivati al collasso. E quindi questo già c'era un segnale chiarissimo. Perché non si sono fermati prima? E perché ci siamo inventati la frase che noi siamo vincenti? Questa è una bella frase che personalmente traduco siamo vincenti al momento, ma a lungo andare siamo perdenti. Ora bisogna capire se si vuole un momento effimero di gloria di un anno, di 6 mesi, o se si vuole un movimento che cresca tranquillamente per 20-30 anni e dia continuità allo sport ai ragazzi di Corato o del circondario o di quello che sia. Io credo che si è pensato subito al momento
ci sono stati presunti, mi dispiace dirlo, ma io li chiamo presunti dirigenti che non conoscono assolutamente la materia, che hanno operato, hanno fatto danni, e credo che in questo momento l'anello debole del movimento sia proprio la dirigenza, perché a capo di quasi tutte le società ci sono persone che non conoscono la materia, che magari portano qualche sponsor e si sentono autorizzati magari a fare danni per 10 volte lo sponsor che portano. Io credo che tutto il settore cestistico, arbitri, allenatori, giocatori, si allenano ogni giorno, studiano, fanno, poi a dirigere la baracca c'è chi si alza una mattina, viene dal mondo dell'X e dirige. Nel mondo lavorativo non è così. Nel mondo lavorativo a capo di qualsiasi azienda c'è quello che probabilmente ne sa di più degli altri, è così a scalare. Il nostro mondo è al contrario. Quindi sono stati fatti danni proprio da questo punto di vista. Bisogna ritornare a capire che non è un movimento professionistico, è un movimento dilettantistico e come tale va trattato. Qui non si possono operare ingaggi, siamo arrivati a cifre proprio, eravamo arrivati. Le tue parole le percepisco come un atto di denuncia, non postumo, come se l'avessi già fatto questo atto di denuncia quando il movimento cominciava a crollare, ma è come se non ti avessero ascoltato. No, ma tu l'hai lanciato questo allarme? Questo allarme l'ho lanciato anche prima dei 3 anni, sinceramente, anche quando io ero dentro. Ho suggerito a molti presidenti, società, ho la fortuna di parlare con molti, che il movimento stava andando verso questa direzione ed è stata vista come un'invidia perché Corato non aveva le potenzialità, quindi si accontentava di produrre i suoi giocatori. Io personalmente sono fortemente orgoglioso invece di aver operato in campionati fino alla B con budget non ridotti, ridottissimi, e abbiamo fatto sempre la nostra bellissima figura. Quando il movimento è crollato anche a Corato, quando si è fatto il passo più lungo della gamba, si voleva vincere, si voleva stravincere, si voleva fare, totale abbiamo chiuso. Invece io credo che forse sarebbe stato più opportuno, questo lo dico anche alla tifoseria sinceramente, con la quale io non ho paura di dire, ho avuto contrasti proprio sul punto di vista, dove loro pensavano che si dovesse andare ogni anno salendo di categoria. Invece suggerivo loro di stabilizzarci un attimo, rinforzarci nel senso le basi a livello dirigenziale, a livello economico e poi poter operare un piccolo salto di qualità. Credo che adesso le stesse persone, se avessero quei campionati che hanno tanto criticato, sarebbero enormemente felici. La fotografia della Puglia con Brindisi in A1, nulla in Lega Gold, il basket nordbarese del quale però non si conoscono le prospettive in Lega Silver, e con una divisione nazionale B che diciamo è ancora rappresentata in questa fase finale di stagione dall'Ambrosia Bisceglie, che è impegnata nei playoff, c'era anche Molfetta che faceva la DNB, ci sono altre società Mola che ha vinto ieri il campionato pugliesi. Dicevo, il basket di casa nostra, della nostra regione, è ben fotografato da questa situazione, o anche qui c'è forse qualcosa di illusorio, cioè c'è ancora qualche smottamento? Allora, Brindisi è un caso a parte, cioè Brindisi è una città che vive, respira basket, è giusto secondo me che stia a quei livelli, che faccia la 1, e credo che abbia bisogno però di un impianto nettamente più grande, perché può permettersi 10.000 spettatori, quindi diciamo che escluderei un attimino dal panorama cestistico Brindisi, e tolta questa oasi brindisina, poi alla fine stiamo parlando solo di B2, di B nazionale, dove avremo 2 o 3 squadre pugliesi, non di più, che hanno la fortuna di avere dei budget disponibili per poter fare il campionato. Nel momento in cui questi budget dovessero venire meno, io vedo anche queste realtà che potrebbero avere delle difficoltà. Non me lo auguro chiaramente, però sono realtà fondate su un potere economico o certa disponibilità, faccio certi campionati. Però in tutta sincerità dietro non è che vedo una grande base per poter comunque sopravvivere, basta vedere i roster, il 90% dei giocatori sono tutti di fuori, quindi vuol dire che anche lì non è che abbiamo prodotto molto, forse non abbiamo ancora capito che siamo in un momento di crisi, quindi bisogna riaprire gli occhi e ritornare a campionati dilettantistici, si può fare anche la B2 con elementi locali.
però bisogna avere più pazienza. Tipo quanto tempo? Ma io credo che... Un medio periodo, ma dipende da dove parte. Cioè, se noi partiamo da 13, adesso siamo arrivati a 15, l'anno prossimo siamo 17, noi siamo pronti nel giro di 2 anni a poter produrre giocatori di 17 e 18 anni che possono giocare. Se uno inizia il percorso adesso, under 13, forse avrà bisogno di 5 anni. Se uno ha programmato, acquistando qualche ragazzo prima, di 18 anni, in un anno e mezzo è già pronto. È tutta questione di quando si parte per capire dove si vuole arrivare. Invece io credo che la cosa che mi fa realmente paura è che noi viviamo ogni anno che una società si alza a giugno e dice non lo so che farò, dipende dal budget. Non c'è una società che dica io so quello che farò l'anno prossimo perché ho le idee chiare. Questo momento di dire dipende solo dal budget che raccolgo a me fa paura sinceramente, perché nel momento in cui il budget sarà la metà assisteremo a altri crolli. Invece io credo che bisogna programmare meglio. Non voglio sbagliare, anzi sbaglierò sicuramente e per questo chiedo la correzione a Franco Gatta, però è la sensazione che di settore giovanile alla fine ci siate soltanto voi e forse poco altro in giro in Puglia. Beh, in Puglia come sempre Brindisi ci dà lezione da questo punto di vista, ha due società che operano in maniera giusta, corretta, però non dimenticherei nemmeno Lecce e Monteroni che nel loro piccolo stanno lavorando molto bene. Io sto monitorando un po' tutto, Mola è ripartita da quel punto di vista, Monopoli ha sempre operato in quella direzione. Nel circondario c'è poca roba sinceramente. Perché questo? Perché si ha poca voglia di aspettare. Tutti vogliamo il prodotto subito, bello, pronto, e questo è difficile da ottenere. Bisogna investire risorse, mentre molto spesso nel settore giovanile non si investono risorse. Dice, vabbè, vai tu, fai due allenamenti, vedi quello che puoi fare, magari un giocatore lì. Questa non è programmazione, questa è totalmente improvvisazione. È chiaro che improvvisando i risultati saranno sempre non positivi. Io credo che tutte le società debbano strutturarsi per avere un ottimo settore giovanile, un ottimo settore giovanile. E di conseguenza poi portare avanti il discorso della prima squadra. Nel settore giovanile bisogna fare investimenti. Quanti lo fanno? Pochi. Franco Gatta in un'altra panchina o su un'altra panchina di società di campionato senior e non responsabile tecnico della Lombardia Otti? Credo proprio per due motivi molto semplici. Per scelta personale, voglio augurarmi, tutto, non credo che nessuno faccia una telefonata a Franco Gatta. Quando arrivano, però il problema è molto semplice. Prima di tutto io credo che bisogna avere la forza di iniziare dei progetti e non interrompermi per l'io personale, scappare perché ti è arrivata l'offerta. Credo che sia più serio iniziare dei progetti e portarli avanti, perché in questa maniera si dà anche un esempio, magari ai giovani allenatori che vogliono subito e solo la prima squadra, che forse nel settore giovanile si può migliorare l'allenatore, il giocatore, si può costruire qualcosa. Nello stesso tempo, in questo momento il mercato è un po' dominato dai procuratori. Procuratori fanno e disfano come vogliono, per cui hanno bisogno di avere magari tutti quelli della loro scuderia da una parte, così, colà. È difficile che un allenatore esperto che abbia esperienza, abbia fatto tanti campionati, sia poi molto condizionabile, per cui non mi ci vedo proprio in questa situazione, né tantomeno ne sento la mancanza. Ho scoperto anche dopo 35 anni di avere finalmente i weekend liberi, magari, di poter andare in giro per l'Europa, di dare qualcosa ai miei figli e alla mia famiglia che ho tolto per tanti anni, per cui vive una situazione ottimale, non mi farei prendere dal fegola di tornare. Diamo spazio ai giovani, come dicono. L'importante, poi raggiungo io, che siano bravi, che non è questione di età fare l'allenatore, perché non deve correre l'allenatore, non deve avere prestazioni atletiche eccezionali essendo giovane. C'ha l'esperienza, deve avere il suo sapere, la sua filosofia, metterli in campo. Per cui io dico sempre, quando dicono progetto per i giovani, per quei... Va tutto bene, l'importante è che siano capaci e bravi e che più che altro abbiano la loro personalità, perché in questo momento quello che vedo è che c'è uno scopiazzamento generale, non c'è più quella diversità di prima, che secondo me è un grosso arricchimento, dove tutti ipotizzavano, lavoravano su situazioni tecniche e tattiche diverse, adesso c'è un appiattimento, tutti giocano alla stessa maniera, per cui sembra che dire non ci facciamo del male.
Invece io credo che l'allenatore debba essere anche uno che sperimenta, che ha voglia di tirare fuori qualcosa di suo e di dare una sua impronta, non solo quello di gestire una squadra. L'aneddoto che chiedono a Franco Gatta di raccontare più frequentemente gli atleti della nuova Matteotti, quando è stato ovviamente coach. Ma sinceramente di aneddoti io sono fortunato, ne ho vissuti talmente tanti che ho la fortuna di poter raccontare nei tempi, dove è possibile, nei tornei, quando siamo fuori, quando andiamo all'estero, stare con i ragazzi, ne ho potuto raccontare tantissimi perché un po' tutti i ragazzi che ho avuto, da quello che poteva sembrare il più forte, il più fenomenale, che era Campanaro, eccetera, eccetera, all'ultimo giocatore mi ha sempre insegnato qualcosa, mi hanno dato tantissimo tutti quanti. Io sono entusiasta, riconoscente a tutti quelli che sono passati da Corato, in particolar modo a quelli che sembravano, tra virgolette, non voglio offendere, scarsi, invece hanno dato tanto, quindi mi hanno dato sul piano umano tantissimo, sul piano tecnico anche tantissimo, quindi aneddoti ne ho a centinaia da raccontare, però quello che di solito amo raccontare in particolar modo è l'esempio di giocatori come Campanaro, Basile, Magnifico, che ho avuto modo anche di allenare, che venivano a Corato e robe varie, che avevano tutti e tre, che sono dei grandissimi, dei mostri della pallacanestro, una qualità importante, la grande umiltà. E quindi questo io non posso dimenticarlo e devo cercare di trasmetterlo ai nostri ragazzi. Domanda secca e risposta, se possibile secca, la gara che vorresti rigiocare da tecnico, che non ti è piaciuta come esito finale? Playoff Ostuni-Corato, seconda gara, cambierei gli arbitri. Non mi sono mai lagnato degli arbitri, Ah, qui lo dico, l'ho detto a un momento, io non sono un buon politico in queste cose, ho i filmati, li ho rivisti anche a distanza di anni. Noi la seconda, la prima partita, non erano in giornata. sì, diciamo che la prima partita Ostuni abbiamo meritato di perdere, nulla da dire. La seconda l'abbiamo dominata, dovevamo vincerla. Lì cambia la serie, il campionato lo vinciamo noi, perché in casa avremmo vinto la terza partita, come è successo. Poi quando sei 2-0 spali al muro, ne vinci la prima sui nervi, dopo 2 giorni è difficile recuperare le energie nervose, specialmente se hai un roster limitato, sia come numero, sia come esperienza, quindi è difficile poi venirne fuori. Però vorrei rigiocare quella partita. Io devo ringraziare Franco Gatta, No, responsabile tecnico della nuova Matteotti Corato. In bocca al lupo per Baby, grazie. l'Interzona contro queste formazioni da mostri sacri, ma insomma, Sopravviveremo, sono umani. sopravviveremo. Sono umani come lo erano quelli di Forlì. Giocheremo anche Perciò, con in loro. bocca al lupo soprattutto ai ragazzi che ne saranno protagonisti. Con Speciale Sveva Sport ci fermiamo qui. Ovviamente ci ritroviamo tra una settimana con un altro ospite. Grazie per essere stati con noi e arrivederci. Keep myself running on me.